due serate come si era deciso. Cioè, la prima serata sarà un po' più formativa e quindi parleremo proprio dell'immersione su relitto, mentre nella seconda serata sarà un po' più informativa e vedremo un po' alcuni relitti, diciamo tra quelli che normalmente si fanno e per quanto mi riguarda che ho fatto, e di questi vedremo un po' la storia, l'affondamento, il piano di immersione, il punto di interessi e gli aspetti biologici. Oggi invece appunto ci concentreremo un po' più su cos'è l'immersione sul relitto e quindi parleremo un po' dei relitti, quindi le tipologie, come si chiamano, qualcosa sulle carte nautiche, lo stato di conservazione e la parte di legislazione. Vedremo un po' quali sono le motivazioni che ci portano a immergerci su un relitto e poi diremo due parole anche sulla pianificazione e la conduzione dell'immersione, quindi un po' come si localizza un relitto, gli aspetti legati alle condizioni ambientali, orientamento, le attrezzature specifiche e le problematiche e i pericoli. Quindi nel linguaggio marinaresco e nel diritto della navigazione si definisce il relitto un mezzo di trasporto che può essere navale, aereo o terrestre, parte di esso o del suo carico o in generale un qualsiasi manufatto di dimensioni sufficientemente elevate che in seguito a naufragio o ad altre cause è incagliato, spiaggiato o sommerso in uno specchio d'acqua. Ovviamente esistono anche relitti di natura terrestre, quindi sostanzialmente camion, macchine e così via, che si trovano più facilmente negli ambienti lacustri, un po' meno in mare. Noi ci concentreremo sostanzialmente sull'immersione su navi, perché poi sono quelle che in genere si va a visitare. E sebbene appunto esistano anche relitti che siano incagliati o spiaggiati, a noi quelli che interessano sono quelli sommersi, perché sono quelli che appunto andiamo a visitare. Quindi, sebbene l'aspetto di relitto riguardi tante cose, noi ci concentreremo sulle navi che sono sommerse. Ora, queste navi hanno un nome e, dato che spesso e volentieri un relitto è conosciuto con tanti nomi, è interessante sapere qual è il suo vero nome. Ora, di regola, il nome del relitto è quello che possiede la nave al momento dell'affondamento, quindi non quello che ha al momento del varo. A volte questi due nomi possono coincidere. Più spesso no, perché una nave di solito passa di mano in mano, quindi cambia il proprietario. Ogni volta che passa di mano, spesso e volentieri cambia nome, a volte cambia anche destinazione. Come vedremo la prossima settimana, ci sono anche navi civili, quindi mercantili o pescherecci, che durante la Seconda Guerra Mondiale sono state requisite e sono state trasformate in navi militari. In questo caso, se la nave è affondata come nave militare, il suo nome è quello che aveva mentre era in servizio nella Marina Militare. A volte il relitto invece è noto con il nome del luogo che lo ospita, quindi dove è avvenuto l'affondamento. Per fare un nome, diciamo, piuttosto famoso, il relitto di Pomonte, che si trova all'isola d'Elba, prende il nome appunto dalla località. È quello famoso perché ha una profondità abbastanza, diciamo, agevole e quindi permette anche l'immersione in apnea. Un relitto può essere noto o conosciuto, in questo caso della nave si conosce il nome e questo è attribuibile con certezza, quindi sappiamo la sua storia. Può essere sconosciuto se non conosciamo il nome della nave e qual è la sua storia, quindi è una nave ma nessuno sa da dove salti fuori. Il relitto può essere localizzato se sono note e verificate le coordinate geografiche, quindi sostanzialmente sappiamo immergerci sopra di esso, oppure può essere non localizzato. In questo caso si sa che è una data nave che ha un nome e un cognome, è affondata in un tratto di mare o di lago, però il relitto non è stato ancora ritrovato, quindi non conosciamo le sue posizioni. Mettendo assieme questi aspetti qua, un relitto può essere noto e localizzato se sappiamo che nave è e dove si trova, sconosciuto e localizzato se sappiamo che c'è una nave e dov'è ma non sappiamo la sua storia, oppure noto e non localizzato se non l'abbiamo ancora ritrovato. Sicuramente per pianificare un'immersione su relitto, qualora non ci si avvalga di diving, si devono utilizzare le carte nautiche. Queste infatti forniscono diverse informazioni, soprattutto a chi va per nave, non tanto ai subacquei. Però in questo caso anche a noi. In particolare sulle carte nautiche
troviamo tutta una serie di simboli che ci danno l'indicazione di com'è il, diciamo, il fondale, quindi il tipo di fondale che può essere fango, sabbia o roccia, le linee batimetriche che ci fanno capire la profondità a cui si, la profondità del fondale e quanto più o meno velocemente degrada, la presenza di pericoli come per esempio degli scogli affioranti, zone delimitate ed interdette alla navigazione. Queste di solito sulle carte nautiche ci sono indicazioni di zone interdette per lunghi periodi, quindi può essere per esempio una zona di parco o per altre ragioni. Cavi sottomarini, ovviamente i relitti. Qua trovate alcuni esempi di come i relitti vengono indicati sulle carte nautiche, quindi può essere indicato un relitto non pericoloso, pericoloso, l'altezza a cui si trova il punto più meno profondo del relitto, se è emergente e così via. Questo serve soprattutto a chi va per, diciamo, per mare con un'imbarcazione, che ad esempio se c'è un relitto deve sapere qual è il punto più alto per non andargli addosso. Per quanto riguarda lo stato di conservazione di un relitto, beh, ci sono tanti, diciamo, tanti aspetti che vanno ad influenzarlo. In primis il materiale con cui è costruito. Ovviamente diciamo, i relitti costruiti in metalli ferrosi tendono ad essere sottoposti pian piano ai fenomeni di corrosione dovuti agli agenti chimico-fisici delle acque marine. Quindi l'intelaiatura pian piano comincia a corrodersi, diventa sempre più fine, meno resistente. Alla fine il destino di ogni relitto è quello di collassare su se stesso. Componenti sempre costruiti in metallo ferrosi ma molto più diciamo, spessi e resistenti, come ad esempio le caldaie o gli scafi dei sottomarini, tendono ovviamente a resistere più a lungo, come anche quei componenti fatti in materiali non ferrosi, come per esempio le eliche, resistono più a lungo, però alla fine della fiera anche loro sono destinati a essere alla fine corrosi. Un aspetto a parte riguarda gli scafi in legno. Di queste navi in genere, che sono tra l'altro le più antiche, di solito non si conserva lo scafo, quello che si rinviene sono i resti del carico, ad esempio vasellame, anfore o altre strutture o altri attrezzi. Di questi qua, appunto, quello che si osserva di solito è la distribuzione del carico a forma di nave. Di solito, perché in realtà ci sono alcuni casi in cui lo scafo, per diverse ragioni, è stato sommerso subito dopo l'affondamento da limo, fango o sabbia. Questo ha creato un ambiente anossico che ha impedito ai batteri e agli altri organismi che si nutrono di legno di decomporlo. In questo caso questi scafi sono arrivati anche fino ai nostri giorni in discrete condizioni. Ovviamente influisce sullo stato di conservazione la causa dell'affondamento e quindi l'entità del danno subito, quindi ovviamente un relitto che ha affondato, diciamo, in maniera un po' più soft, ma è per una varia che ha portato all'imbarco d'acqua, non avrà lo stesso stato di conservazione di un relitto che è stato bombardato e ha avuto lo scoppio mai delle caldaie che l'hanno spezzato in due tronconi. Il fondale su cui giace il relitto è questo perché la presenza per esempio di sabbia fa un effetto abrasivo sulle strutture e quindi tende via via a danneggiarle più velocemente. Il tipo di acqua, che può essere dolce o salata, in acqua salata i fenomeni corrosivi avvengono con una velocità maggiore. Gli eventuali tentativi di recupero di parte del relitto del carico dopo l'affondamento. Molti relitti sono stati appunto oggetto di tentativi di recupero che l'hanno danneggiato, l'hanno aperto per recuperare il carico all'interno o per recuperare anche armamenti. Alcune navi militari sono state diciamo, soggette a recupero durante la guerra o a seguito della guerra, quindi sostanzialmente con azioni di bonifica. La profondità a cui si trova il relitto, e questo è legato sostanzialmente all'azione della risacca e degli agenti atmosferici. I relitti che si trovano a profondità minore sono soggetti alla risacca, quindi al movimento delle onde, che tende a sollecitare le strutture, quindi a danneggiarli più velocemente. Due parole su quanto riguarda la parte di legislazione. Ecco, diciamo che il detto che
quello che si trova per mare uno se lo tiene, non funziona completamente in Italia, ecco. Questo perché secondo la legislazione italiana tutto è un proprietario, quindi nel caso delle imbarcazioni questo proprietario può essere l'armatore, un'azienda, una compagnia assicurativa o in altri casi lo Stato. Questo vuol dire che il proprietario continua ad esercitare i diritti e i doveri sul relitto. Tra i diritti ci sono ovviamente i diritti di possesso, quindi quello è comunque una proprietà privata, i diritti relativi al carico, quindi a tutti i diritti di recuperare il carico presente sulla nave, e tra i doveri ci sono ovviamente il dovere di rimuovere il relitto e, qualora non sia possibile rimuoverlo, quello di bonificarlo o comunque metterlo in sicurezza, mettere in sicurezza la zona. Sottolineiamo che per la legge italiana è considerato oggetto di particolare interesse artistico, storico, etnologico o archeologico tutto ciò che risale a più di 50 anni fa, quindi rientra nel discorso delle belle arti, della tutela archeologica. Di solito, insomma, per quello che riguarda l'azione, diciamo, qua entra un po' nell'ambito dell'archeologia, tutte le azioni legate a reperti archeologici sono ovviamente di competenza statale, che delega poi vari istituti e vari enti, come possono essere il CNR o le Belle Arti, la Soprintendenza, per le operazioni sia di ricerca che di recupero che di trattazione. Però può succedere anche che qualcuno, facendo nel nostro caso un'immersione, si imbatta in un reperto archeologico, e in questo caso il legislatore, lì trovate i riferimenti normativi, ha predisposto diciamo, che cosa fare in caso di recupero e ritrovo di oggetti da parte di soggetti privati. Quindi lo scopritore ha l'onere di fare denuncia entro 24 ore al soprintendente, al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, provvedere alla conservazione temporanea degli oggetti ritrovati, mobili o immobili, lasciandoli nelle condizioni nel luogo in cui sono stati rinvenuti, provvedere a rimuovere gli oggetti mobili dei quali non possa altrimenti assicurare custodia. Quindi sostanzialmente, se qualcuno dovesse imbattersi in un oggetto, o per esempio magari può essere un relitto o un bene archeologico mentre fa un'immersione, deve fare denuncia entro 24 ore, difficilmente andrà dal soprintendente o dal sindaco, è più facile che vada o dalla capitaneria di porto o dai carabinieri. Deve provvedere alla conservazione temporanea degli oggetti ritrovati. Questo perché finché la pubblica autorità non prende in carico la questione, è chi l'ha trovato il responsabile dell'oggetto. Quindi eventuali manomissioni o furti sono poi imputabili a chi ha trovato il bene. Quindi per quanto riguarda gli oggetti immobili, ovviamente rimangono dove sono. Eventuali oggetti mobili di cui non ci si può assicurare la custodia possono essere rimossi e poi ovviamente di solito vengono consegnati al momento della denuncia. In questo senso, se uno dovesse imbattersi in un relitto nuovo, in un bene archeologico, dovrebbe effettuare dei rilevamenti più precisi possibili, quindi profondità, coordinate geografiche e rilievi fotografici per aiutare poi l'autorità a ritrovarlo, e possibilmente, se va a rimuovere degli oggetti, fare dei rilievi fotografici per poi consentire a chi andrà poi a studiare il relitto di sapere qual era la posizione originale degli oggetti che sono stati rimossi. Lo Stato si sdebita di questa incombenza. Lo scopritore, se ha ottemperato gli obblighi previsti, ha diritto ad un premio per il ritrovamento che viene corrisposto dal Ministero in misura non superiore ad un quarto del valore del bene ritrovato. Sempre per quanto riguarda l'aspetto legislativo dell'immersione sui relitti, dato, come abbiamo detto prima, che tutti i relitti hanno comunque un proprietario che può essere l'armatore, se ne è ancora in possesso, oppure il demanio, è sempre necessario essere muniti di specifica autorizzazione da parte del proprietario o dell'ente preposto. Nel caso appunto che esista ancora un proprietario e ovviamente l'armatore, l'ente preposto può essere anche l'ente parco. Se noi andiamo a fare l'immersione sul Moadir, ad esempio, che è all'interno di un parco, dobbiamo avere l'autorizzazione e rispettare le regole dell'area marina protetta di Portofino. Laddove ci sia la richiesta di una specifica autorizzazione, è sempre comunque buona cosa informarsi
presso la capitaneria di porto se ci sono degli obblighi da ottemperare. Questo perché uno deve sempre informarsi? Perché potrebbero esserci dei vincoli di varia natura, ad esempio esigenze investigative. Il relitto può essere, soprattutto se è recente, può essere ancora soggetto a azioni dell'autorità giudiziaria. Se torniamo indietro di qualche anno, il relitto della Costa Concordia, su quel relitto non ci si poteva immergersi per esigenze investigative, perché l'area era sotto sequestro. Potrebbe essere un sito di interesse archeologico o storico, quindi è necessario avere le autorizzazioni da parte dell'ente preposto che gestisce il sito archeologico. Potrebbero esserci motivi di sicurezza, ad esempio pericolosità del carico, delle strutture o ritrovamento di materiale esplosivo. Per questo aspetto qua è sempre meglio, prima di immergersi su un relitto, verificare presso la capitaneria di porto se nel frattempo non sono appunto state emesse ordinanze che limitano l'immersione. Su altri relitti invece non ci si può immergere perché questi vengono considerati mausolei del mare o tombe di guerra, quindi questo di solito sono navi militari, ad esempio ci sono alcuni sottomarini su cui non è possibile effettuare, per esempio, operazioni di penetrazione perché sono considerate appunto tombe di guerra. Di solito se ci si immerge con i centri immersione come facciamo noi, questi centri immersione si prodigano già loro di espletare tutte queste eventuali questioni burocratiche e di tenersi aggiornati su eventuali limitazioni. Per quanto riguarda le motivazioni diciamo, dell'immersione su un relitto, ci sono sicuramente gli aspetti storico-culturali, in quanto dietro un relitto c'è sempre una storia, ogni nave c'è la sua storia, soprattutto legata alle cause dell'affondamento, e prima di immergersi è sempre bene studiarsela un po' la storia della nave, questo perché ci permette anche di capire meglio com'è il relitto, sapere il perché e il come è affondato, e quindi di avere una visita, diciamo, più piacevole e soffermarci maggiormente su quegli angoli che magari appunto sono più di interesse. Ovviamente c'è l'aspetto biologico perché i relitti costituiscono delle secche artificiali, spesso e volentieri sono appunto localizzati su dei fondali sabbiosi o fangosi e o lontano dalla costa, quindi su ambienti in cui non c'è una grande come si può dire, presenza di organismi sessili. Questi relitti qua diventano appunto delle secche artificiali dove cominciano ad attaccare degli organismi sessi come le spugne, le mandrepore, le cozze o le ostriche. Questi organismi poi a loro volta richiamano altri organismi bentonici che a loro volta poi richiamano il pesce e il pesce pelagico. Quindi di solito sui relitti, specialmente se sono di dimensioni piuttosto grosse, troviamo dei veri e propri ecosistemi. E infine c'è l'interesse fotografico documentaristico. Un relitto ovviamente un ottimo soggetto da fotografare, sia per quanto riguarda la fotografia ambiente, quindi diciamo il relitto nel suo complesso o alcuni suoi scorci, sia per quanto riguarda la fotografia macro di alcuni dettagli del relitto, oppure di microrganismi che si trovano, di organismi che si trovano su di esso. Vediamo ora la pianificazione e la conduzione dell'immersione. Ovviamente, diciamo, l'immersione sul relitto è molto simile a quelle che andiamo già a fare come in altri siti. Quindi, tendenzialmente vediamo gli aspetti principali focalizzandoci sul relitto. Adesso c'è il bimbo che va a nanna. Ecco. Quindi ci focalizziamo sugli aspetti legati proprio all'immersione sul relitto, tralasciando le altre cose che ovviamente sono sempre valide. Sicuramente c'è la scelta del relitto, la sua localizzazione teorica se andiamo con mezzo nostro, la verifica delle condizioni meteo-marine, la scelta del gruppo di partecipanti all'immersione, la programmazione a tavolino del profilo di immersione e tutto l'aspetto di logistica, quindi decisione degli orari, degli spostamenti, preparazione delle attrezzature, personale di gruppo e così via. Oltre alle solite, diciamo, informazioni che vengono raccolte quando si pianifica un'immersione, per l'immersione su relitto risultano importanti anche altri aspetti, in particolare le coordinate geografiche ed eventuali mira a terra. Questo serve tendenzialmente se andiamo con un mezzo nostro, se ci facciamo accompagnare da un diving, ovviamente di questo aspetto se ne occupano loro.
L'eventuale pedagnamento e segnalazione del relitto, quindi sapere se il relitto è pedagnato, cioè c'è una sagola con una boa o un sistema galleggiante che dalla superficie ci porta direttamente sul relitto, oppure se dovremmo scendere lungo la catena dell'imbarcazione e da lì poi andare a cercare il relitto. La tipologia e la conformazione del relitto, questo ci serve per studiarci il percorso. La posizione del relitto, quindi se si trova in assetto da navigazione, quindi come se stesse navigando sul fondo, sbandato su un lato oppure capovolto. Lo stato di conservazione del relitto, quindi se risulta intero o spezzato, se ci sono strutture integre o danneggiate. Ovviamente la profondità minima e massima. In questo senso la maggior parte dei relitti si trova sostanzialmente alla stessa quota, comunque a variazioni molto minime, quindi l'immersione che si va a fare è sostanzialmente quadra. Il tipo di fondale sul quale giace il relitto, questo perché può influenzare l'aspetto successivo, cioè la scarsa visibilità. Relitti che si trovano su fondali fangosi o battuti da forti correnti tendenzialmente rischiano di essere caratterizzati da scarsa visibilità, o comunque ci può essere una visibilità variabile, e poi la presenza di reti o pericoli generici. Per quanto riguarda la localizzazione, tendenzialmente questo vale ovviamente se andiamo per i fatti nostri con il nostro mezzo. Comunque si utilizzano sostanzialmente due strumenti, che sono il GPS e l'ecoscandaglio. Il GPS è sostanzialmente un sistema, senza entrare troppo nel dettaglio, che utilizza un ricevitore che si trova sulla barca e dei satelliti che ruotano intorno alla Terra. E sì, l'individuazione della posizione si basa appunto sul ritardo delle onde radio emesse da questi satelliti qua e il ricevitore. In base delle triangolazioni, il software che c'è dentro nel ricevitore riesce a capire qual è la nostra posizione sul globo. Quindi, nel caso si volesse trovare un relitto, è sufficiente inserire le coordinate all'interno del sistema GPS e il sistema ci guida sulla zona. Una volta che abbiamo trovato le coordinate in mare, è sempre buona cosa verificarle anche con l'ecoscandaglio. Quindi, se sappiamo che il fondo lì deve essere di 36 metri, è bene verificare che nella posizione in cui ci troviamo il fondo sia effettivamente di 36 metri. Se poi il relitto è anche abbastanza grosso, è anche possibile, l'ecoscandaglio è abbastanza preciso, è possibile anche capire effettivamente se ci troviamo in prossimità appunto del relitto. L'ecoscandaglio come funziona? Funziona sfruttando l'eco di ritorno di un segnale acustico che viene appunto mandato verso il fondo. Il segnale acustico rimbalza sul fondo, torna indietro, e ovviamente più tempo impiega il segnale a scendere, a tornare indietro, più il fondo è lontano e quindi profondo. Condizioni ambientali, diciamo che valgono sostanzialmente quello che si dice per le altre immersioni, con una cosa aggiuntiva, nel senso che bisogna tenere presente che spesso e volentieri i relitti si trovano comunque lontano dalla costa. Quindi se noi siamo abituati a immergerci comunque sotto costa, quindi a essere protetti dai venti che spirano da terra, se cominciamo a muoverci in mare aperto, questo fenomeno protettivo della terra viene un po' meno. Quindi possiamo trovare mare non formato, ma comunque un po' più formato di quello che avremmo sotto costa se andiamo a fare un'immersione più a largo. C'è poi da tenere presente anche un'altra cosa, e cioè che stando al largo poi bisogna tornare anche indietro, quindi verificare le condizioni meteo marine anche per il tempo successivo all'immersione. Questo è altrettanto vero se andiamo a fare relitti in cui possono essere effettuate anche immersioni tecniche molto più lunghe. Quindi se si va a fare un relitto e i nostri compagni di immersione hanno 2 ore e mezza di immersione perché vanno a fare l'esplorazione a 80 metri, noi dopo tre quarti d'ora, un'oretta, ce ne torniamo sul gommone e dobbiamo aspettare un'ora, un'ora e mezza che tornino sugli altri. E un conto è aspettare un'ora con bel tempo e il mare calmo, e un conto è aspettare un'ora sotto la pioggia con il mare formato. Quindi, se non altro, prepararsi almeno psicologicamente o come attrezzatura al fatto che si può anche dover attendere diverso tempo che tutti i presenti sul gommone siano riemersi.
C'è da tenere presente quello che abbiamo detto prima, cioè che spesso e volentieri i relitti si trovano su fondali fangosi e sabbiosi, e quindi le correnti che incontrano il relitto vengono ostacolate, possono formare dei movimenti turbolenti che riducono la visibilità. Quindi può anche succedere che ci si immerga, si inizi l'immersione scendendo lungo la cima con una buona visibilità, e poi arrivati ai pressi del relitto, quindi sostanzialmente vicino al fondo, questa cali bruscamente, oppure che vari lungo il relitto, quindi che ci siano delle zone del relitto con una visibilità migliore rispetto ad altre dove è più scarsa. Legato sempre al fatto che i relitti si trovano comunque lontano dalla costa, c'è il discorso delle correnti. Dato che non sono protetti da pareti o costoni, i relitti sono spesso e volentieri esposti a correnti di elevata intensità, quindi è possibile anche che passando da una fiancata all'altra o salendo sul ponte si venga esposti ad una corrente anche piuttosto intensa. E infine tenere presente che purtroppo o per fortuna molti relitti si trovano a profondità elevate, quindi oltre i 30 metri. Questo richiede una pianificazione un po' più, diciamo, un po' più attenta. Per quanto riguarda l'orientamento, l'orientamento tendenzialmente sul relitto è molto più semplice rispetto a quello che si può avere ad esempio su una franata o su una prateria di posidonia. Questo perché, come facilmente immaginate, su un relitto ci sono presenti dei punti, diciamo, cospicui, dei punti di riferimento che ci fanno capire dove ci troviamo, quindi se siamo a prua, se siamo a poppa, se siamo sul castello, sul ponte, su una fiancata o sull'altra. Quindi tendenzialmente muoversi su un relitto è più semplice, soprattutto se uno se l'è studiato un po' prima, quindi ha in mente bene o male com'è la struttura della nave. La navigazione può però diventare un po' più difficile quando si parla di relitti molto grandi, quindi se parliamo di relitti molto grandi può essere difficile capire effettivamente dove ci troviamo, oppure molto danneggiati, perché appunto alcune di queste strutture che se fossero integre sarebbero facilmente riconoscibili, quindi ci farebbero capire bene dove ci troviamo, se risultano danneggiate a volte possono essere assolutamente indecifrabili. Anche la posizione del relitto può rendere difficile l'orientamento, soprattutto relitti che si trovano in posizioni anomale, quindi mai fortemente sbandati o capovolti o spezzati e messi in posizione verticale. In questi casi qua può essere difficile orientarsi, e ovviamente anche la scarsa visibilità. Se uno ha una visibilità buona può colpo d'occhio capire bene in che punto si trova del relitto. Quando la visibilità diventa molto scarsa, sostanzialmente ogni zona diventa simile all'altra, quindi può essere molto più difficile orientarsi. Per quanto riguarda le attrezzature specifiche, diciamo che più che attrezzature particolari è meglio stare attenti alla disposizione di vari componenti, quindi cercare di posizionarli in modo tale da non avere strutture, attrezzatura penzolante o fruste che siano ad ampio arco, che escano molto dalla figura del sommozzatore. Questo perché, come potete immaginare, sui relitti ci sono molti punti in cui ci si può incastrare. Possono esserci anche presenti reti, lenze, cime abbandonate o strutture danneggiate. E quindi se noi ci andiamo troppo vicino, abbiamo delle strutture penzolanti, queste possono incastrarsi rendendo difficile poi sbrogliare il tutto. Quindi quando ci si immerge su un relitto, cercare sempre di disporre la propria attrezzatura in modo tale che non esca dalla sagoma del subacqueo. Poi l'attrezzatura sostanzialmente è la solita, quindi muta completa con cappucce e soprattutto guanti. Questo perché ci muoviamo su strutture che spesso e volentieri sono arrugginite, e quindi rischiare di tagliarsi può creare dei problemi di infezione. Due permistadi separati con attacchi DIN, questo è più legato al fatto che si va in immersione in profondità che altro. L'attacco DIN c'è da dire che si attacca direttamente alla bombola e non ha la staffa dietro, quindi se magari si fa una leggera penetrazione all'interno di alcune strutture evita di incastrarsi sul soffitto. Ovviamente un navigatore dotato di frusta un po' più lunga per le emergenze, consigliato due sistemi di illuminazione, due sistemi di taglio. Qua l'importante è che siano disposti in modo tale che siano sempre facilmente raggiungibili, quindi in qualsiasi caso con le due mani devo almeno raggiungerne uno, e poi il pannello di segnalazione. Faccio presente che l'ACMAS consiglia come codice
Il pallone rosso per segnalare dei sommozzatori che sono in libera e che non necessitano di assistenza, e il giallo oppure due palloni rossi sulla stessa sagola per segnalare un'emergenza o la richiesta di assistenza. Poi vabbè, dipende sempre dagli accordi che si prendono con l'assistenza in superficie. Parlando sempre di attrezzatura, un piccolo accenno sui moschettoni, che vale in generale, quindi non è solo legato al discorso relitti. I moschettoni migliori sono quelli che trovate all'inizio, quindi se c'è bisogno di un solo punto di attacco, i moschettoni a pistone con l'anello chiuso ruotabile, se c'è bisogno di due attacchi, gli anelli, i moschettoni a doppia luce. Questo perché questo genere di moschettone può essere maneggiato facilmente anche con guanti molto spessi e come vedete non ha punti di incastro, quindi tirando indietro il pistoncino possiamo agevolmente liberare il moschettone dal suo contenuto. È sempre meglio evitare tutti quei moschettoni che sono difficili da sganciare e agganciare, quindi sostanzialmente quelli che vedete sotto, che hanno tutti dei punti che o sono difficili da gestire con i guanti grossi o con le mani magari un po' intirizzite dal freddo, oppure hanno dei punti di incastro, addirittura alcuni hanno proprio le viti per bloccarli, quindi questi qua sono assolutamente da evitare. Ovviamente non è che dovete cambiare tutti i moschettoni, però il concetto è che in futuro, se uno deve comprare dei moschettoni, tenga presente che i primi che vedete sono poi più agevoli da gestire. Per quanto riguarda le attrezzature di gruppo, sostanzialmente quello che serve è una stazione di decompressione che viene posizionata sotto la barca ed è costituita sostanzialmente da una barra appesantita, che viene chiamata trapezio, con la sua bombola di scorta. Questo a prescindere che si debba fare decompressione, i relitti si trovano spesso e volentieri, diciamo sono immersioni che uno fa nel blu, spesso e volentieri non c'è una cima, diciamo, non sono pedagnati come le immersioni che vediamo a Portofino, dove c'è una bella boa posizionata a 5 metri dove uno si può attaccare per fare la sua sosta di principio. Si è attaccati a una cima, quindi avere una stazione di decompressione, quindi un trapezio, rende sicuramente il tutto più agevole, a prescindere che uno debba fare decompressione o no. E infine un mulinello, quindi il filo di Arianna per gruppo. Il filo di Arianna non è nient'altro che una sagola non galleggiante di 2-3 mm di diametro, facilmente visibile, quindi di colore chiaro, che può essere utilizzata sia per raggiungere il relitto, se ad esempio scendiamo dall'ancora e quindi poi durante la risalita dovremo andare a recuperarla, sia eventualmente per orientarsi sul relitto nel caso di scarsa visibilità. Una tecnica, diciamo, che può essere utile è la risalita direttamente dal relitto. Questo può essere utile nel caso in cui non si riesca per diverse ragioni, o vuoi per emergenza o perché il piano di immersione non lo prevede, di tornare alla cima di partenza. Dato che i relitti si trovano a una profondità piuttosto impegnativa nel blu e di solito anche lontano dalla costa, una risalita non vincolati senza una cima ci porterebbe ovviamente ad essere portate dalle correnti lontano dall'imbarcazione, dal relitto. Questo perché ovviamente la risalita da 30 o 40 metri richiede un certo tempo, se poi uno deve fare anche tutte le varie tappe di sicurezza. Quindi l'idea è quella di legare una sagola al relitto, risalire lungo questa sagola che quindi rimane fissa in posizione e ci dà diciamo, una linea di risalita. E poi una volta che uno ha raggiunto la superficie, a quel punto la slega e la recupera. Senza addentrarci in cose troppo complesse, ci sono sostanzialmente due tipologie di fissaggio. La prima è quella che vedete in alto, lasciando stare con la sagola di sgancio, che è una cosa un po' complessa. Quella che è indicata come doppia cima, cosa prevede? Prevede di lanciare sostanzialmente il nostro pedagno in superficie. Poi, o utilizzare una struttura del relitto come può essere una balaustra o un corrimano, oppure, se non è a disposizione, un moschettone a perdere, farci passare all'interno l'altro capo, che avrà il mulinello, e poi lungo quello pian piano risalire. In questo modo uno risale seguendo la sagola del pedagno che non si può muovere perché è vincolata al relitto,
fa tutte le sue tappe e poi, arrivato in superficie, sgancia il pedagno e recupera la sagola. Ovviamente il moschettone che rimane attaccato al relitto va perso. È consigliabile in questo caso qua avere una sagola galleggiante, questo perché se la sagola non è galleggiante, al momento in cui noi andiamo a recuperarla, questa cade sul fondo e rischia di creare una matassa che poi ovviamente non può più essere svogliata. Per questa tecnica ovviamente diciamo, la cima di risalita deve essere lunga almeno il doppio della profondità in cui ci troviamo, quindi se siamo abilitati ai 40 metri deve essere almeno di 80 metri, quindi sostanzialmente 100 metri di sagola. Altra tecnica è quella che vedete in basso, che prevede sostanzialmente di fare un nodo sulla questa balaustra, questa diciamo, o questo corrimano. Il nodo fatto in questo modo prevede che ci sia una cima, che sarà quella del pedagno, che una volta tirata slega il nodo, mentre un'altra cima, che è quella dove è attaccato il mulinello, che se tenuto in tensione tiene il nodo ben stretto. Quindi sostanzialmente si lancia il pedagno, si fa questo nodo qua e poi si risale tenendo in tensione la cima dal lato corretto e una volta arrivati in superficie, cosa si fa? Si tira il capo del pedagno, si sbroglia il nodo e si recupera la cima. Detto questo, è più un farsi che un dirsi, nel senso che uno, bisogna trovare una struttura che ci permette di fare quel nodo lì. Due, bisogna ricordarsi come si fa il nodo. Tre, non è detto, cioè bisogna avere una cima che faccia abbastanza presa, nel senso che se avete una cima del pedagno che non ha abbastanza grip, abbastanza scivolosa, può essere che nonostante facciate bene il nodo, pian piano questo tenda a sbogliarsi lo stesso, con il rischio appunto di rimanere sostanzialmente svincolati dal relitto. L'altra cosa, bisogna tenere presente che può non essere facile fare un nodo così se uno ha dei guanti piuttosto spessi e magari ha le mani un po' intirizzite dal freddo. Quindi questo modo qua è sicuramente molto bello, però a mio avviso è un po' più teorico che pratico. Quindi quello che può essere utile è utilizzare il primo caso, quindi avere un moschettone che possa essere legato da qualche parte sul relitto e può utilizzare questo come sistema di vincolo. Per concludere, vediamo un po' le problematiche e i pericoli dell'immersione. Ovviamente fra i pericoli ci sono le abrasioni e i tagli. Dato che i relitti appunto sono sostanzialmente oggetti di metallo e spesso e volentieri hanno subito dei danneggiamenti importanti, ci sono sicuramente lamiere, ferri, spuntoni o schegge, tutti ovviamente arrugginiti, che possono creare tagli e abrasioni. Quindi stare sempre lontani dalle lamiere e indossare sempre una muta completa con i relativi guanti. C'è il pericolo di impigliamento, questo perché spesso e volentieri i relitti sono ricoperti da reti, lenze o tramagli abbandonati che sostanzialmente sono incastrati durante la pesca sul relitto, poi sono stati tagliati e sono rimasti lì. Quindi mantenersi sempre a debita distanza da reti, lenze e altre fonti di impigliamento e verificare su internet o su altre fonti per immergersi se sono indicati questi tipi di pericoli. Spesso e volentieri su internet trovate per ogni relitto indicata la presenza di reti pericolose. Ovviamente cedimenti e crolli, in quanto appunto un relitto non è che è fatto per stare dove sta. Come abbiamo detto all'inizio, pian piano va incontro a dei danneggiamenti, a fenomeni corrosivi che lo indeboliscono e alla fine lo fanno crollare. Ovviamente non si sa quando un relitto deciderà di crollare, una struttura di cedere, e quindi cercare sempre di mantenersi a distanza soprattutto da quelle strutture che risultino particolarmente instabili. Oltre a questo c'è la presenza di materiale esplosivo. Questo vale soprattutto per le navi militari, quindi spesso e volentieri le navi sono state oggetto di operazioni di recupero del materiale bellico
o durante la guerra o subito dopo, quindi diciamo sono state bonificate. Però non è detto che uno, la nave sia stata effettivamente bonificata e due, che sia stata bonificata in maniera completa, cioè potrebbe essere che siano rimasti sopra delle munizioni. Sono difficili anche diciamo, da riconoscere perché appunto ormai gli effetti di corrosione e di danneggiamento rendono le strutture sostanzialmente un po' tutte uguali. Quindi anche qua vale sempre il discorso di non toccare, muovere o prelevare, diciamo, quanto trovato sul relitto, perché non sappiamo se sono munizioni oppure altro. Ovviamente un'altra problematica è la visibilità, quindi diciamo, la visibilità oltre per ragioni diciamo, naturali, quindi la presenza di correnti o la presenza di altri fenomeni che muovono diciamo, il fondale, quindi riducono la visibilità. Può essere dovuta anche alla presenza di subacquei che si muovono sul relitto e quindi muovono il sedimento. La visibilità ridotta può ovviamente creare problemi sia per quanto riguarda l'orientamento, sia per ritrovare la cima di risalita. Infine, l'ultima problematica è legata alla penetrazione nei relitti. Ora, diciamo che la penetrazione dei relitti è sostanzialmente la stessa cosa dell'immersione in grotta, quindi presenta sostanzialmente le stesse problematiche e gli stessi approcci, con un problema aggiuntivo, nel senso che mentre una grotta è una struttura stabile, quindi sostanzialmente non ci aspettiamo crolli, i relitti invece sono strutture che tendenzialmente sono instabili, quindi potrebbero essere soggetti a crolli dovuti anche al movimento dei subacquei, quindi il fatto di entrare all'interno di un relitto e generare delle bolle che vanno a premere contro il soffitto potrebbe andare a smuovere delle strutture che sono già instabili per i fatti loro e provocare dei crolli. Quindi, diciamo, oltre a questo, poi ci sono le stesse problematiche legate all'immersione in grotta, quindi il rischio di scarsa di visibilità dovuta al sollevamento di sospensione e il rischio di non ritrovare la via d'uscita. Quindi, in questo caso, se si fanno diciamo, penetrazioni un po' complesse, utilizzare sempre un filo d'Arianna e utilizzare lo stesso e seguire un addestramento opportuno. Poi anche qui il discorso è un po' generale, cioè che ci sono alcuni relitti in cui la penetrazione è vietata, alcuni relitti dove è fortemente sconsigliata, alcuni relitti dove è permessa se diciamo, adeguatamente attrezzati, addestrati, invece alcuni relitti o alcune parti di relitti dove la penetrazione è permessa, in quanto diciamo, la struttura è diciamo, particolarmente agevole e non crea problematiche né di orientamento né di uscita in caso di emergenza. Poi diciamo, tendenzialmente entrare nei relitti è sempre sconsigliato per le problematiche che abbiamo appena visto. Io con questo ho finito la prima parte e quindi se ci sono domande sono qua.